41 punti per Sestri Levante e Pineto, sono due fra le più belle sorprese del girone B di Serie C. Ormai salvezza in tasca per entrambe, guardano verso i playoff a soli 3 punti con il Rimini che è decimo a 44. Il Pineto non vince però da 7 partite. Il Sestri è la migliore squadra delle ultime 5 con 13 punti, uno in più del Cesena. Sestri che però rinuncia a parecchi giocatori in cerottato, con Parlanti che fa addirittura il terzino sinistro. La migliore occasione del primo tempo capita a Fossati, break in mezzo al campo, Sandri lo trova, stop e destro sopra la traversa, qui non inquadra la porta Fossati, anche di tanto l'errore dell'attaccante del Sestri Levante che si fa ingabbiare dalla Pineto. 17 pareggi per la squadra di Beni, una squadra scomodissima da affrontare, che passa al primo vero a fondo. Volpicelli, palla perfetta per la testa di Marafini, secondo gol in campionato, ma assist al bacio del giocatore più talentuoso e più forte della Pineto. Trova la testa del difensore della formazione abruzzese che fa 1-0. Una cura non può mai intervenire. Il Pineto ha le idee chiarissime perché il piano tattico diventa quello perfetto per gli abruzzesi: difendere e ripartire. Qui colpo di testa col pallone che finisce sul fondo nella finale del primo tempo, una partita che diventa molto spigolosa. È ammonito Sannipoli, quindi Beni inserisce Teraschi che si prende 2 gialli nello spazio di 1 minuto. Qui trattenuta evidentissima, l'arbitro si avvicina al giocatore che aveva anche pareggiato nella gara finita 2-2 a Perugia. Si prende il cartellino rosso, potrebbe essere l'episodio chiave della partita che potrebbe cambiare le carte in tavola, con il Sestri che prova a riversarsi nella metà campo avversaria. Tante pause nel secondo tempo con tantissime proteste, il Sestri però non calcia praticamente mai. Ci prova qui Sandri da fuori, tutto semplice per Tonti, difende perfettamente il Pineto anche con i cambi che danno energie nuove alla squadra di Beni. Sono proprio i cambi a essere pericolosi. Qui Jambé appoggia per Germinario, ancora per Jambé che vede Chakir, mette la palla bassa, tiro cross deviato, Anacona interviene, poi pasticcia, pare ancora Jambé. Anacona con il piede lo ferma. Il Sestri ci prova al 95esimo, 8 minuti di recupero, pane verso la porta con deviazione, calcio d'angolo, Tonti di fatto ha compiuto una sola parata, quella su Sandri, e allora contropiede con il lancio per Manu, anche lui dalla panchina, il giocatore arrivato dal Pescara, passa benissimo, Anacora lo ferma, arriva Jambé, dolcissimo e bellissimo per il Pineto che praticamente si salva con questo gol e soprattutto vede i playoff. Un capolavoro il campionato della formazione abruzzese, tocco dolce per Jambé, quarto gol in campionato per lui, 2-0 per il Pineto che mette il mattone risolutivo sulla partita e sul suo spettacolare campionato. Dopo 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7, il Pineto torna a vincere al 99esimo esatto. Fischia 3 volte l'arbitro, sbancato il campo di Vercelli del Sestri Levante, e Pineto che sale 44 punti in classifica.